Bene, riprendiamo la nostra analisi della cinematica relativistica. Riassumo brevissimamente quello che abbiamo visto ieri. Abbiamo visto che in conseguenza del principio di relatività aggiornato, diciamo così, da Einstein, che include oltre a quello pari pari, quello di Galileo, viene aggiunta l'invarianza della velocità della luce. La luce nel vuoto ha lo stesso valore in tutti i sistemi di riferimento. Questo comporta profonde modifiche nel concetto di spazio, tempo, massa ed energia. Qui in realtà devo invertire due perché abbiamo cominciato col tempo. Abbiamo visto che in base a un confronto su un semplice esperimento ideale, il tempo, la simultaneità non è assoluta. Due eventi possono essere simultanei in un sistema di riferimento e non esserlo in un altro. Lo stesso avviene per le durate, gli intervalli di tempo non hanno la stessa misura in termini di secondi o qualsiasi unità in un sistema di riferimento e in un altro. Questo sempre a causa dell'invarianza della velocità della luce. E per quanto riguarda le durate, gli intervalli di tempo, le misure temporali sono dilatate quando si osserva un fenomeno in un sistema di riferimento in cui il sistema nel quale avviene quanto dobbiamo misurare è in movimento. Questa dilatazione temporale, che fa sì che il tempo appunto scorre in modo diverso in sistemi di riferimento inerziali diversi, in modo relativo, uniforme l'uno rispetto all'altro. Esiste un intervallo di tempo speciale, questo delta T0, che viene chiamato tempo proprio. Si intende per tempo proprio il tempo misurato tra l'avvenire di due eventi diversi, ma nella stessa posizione. Quindi, se io sono in un particolare sistema di riferimento, indifferente quale, e osservo due fenomeni diversi, che ne so, l'accendersi e lo spegnersi di una lampadina, e la lampadina rimane nella stessa posizione, cioè non cambia di coordinate spaziali, l'intervallo di tempo tra l'accensione e lo spegnimento viene chiamato tempo proprio. Okay? Se invece, ripeto, osservo la lampadina in moto, quindi si accende in un posto e si spegne in un altro, quello non è più un tempo proprio. È chiaro il concetto? Perfetto. Abbiamo visto che questo è un effetto reale, che comporta per esempio un'interpretazione corretta del fatto che i raggi cosmici possono arrivare fino a Terra, lo si può misurare, e su questo, sulla direzione temporale, è basato il paradosso dei gemelli, che apparentemente sempre a permettere di stabilire se un sistema è in moto oppure no, in realtà non c'è nessuna violazione del principio di relatività perché quello dei due gemelli che vive di meno, cioè che ha un tempo proprio più piccolo, è quello che in realtà non sta in un sistema di riferimento inerziale. Il sistema di riferimento dell'astronave per forza di cose deve fermarsi e invertire la velocità e quindi divenne un sistema accelerato. Ok, e quindi non violiamo il principio di relativistico. Abbiamo visto anche che negli anni 70 è stato fatto un esperimento tipo più quantitativo, in cui quello che chiamiamo paradosso dei gemelli è stato verificato numericamente con degli orologi atomici, e che dell'effetto di dilatazione temporale, sia relativo al sistema di riferimento inerziale che non, quindi che coinvolge l'attività generale, è un sistema che viene tenuto conto nel GPS, nel sistema di posizionamento globale. Okay, qui, ecco, qui ho messo un video sul GPS, ma oggi non lo vediamo. Io comincerei con un esercizio che di solito è sempre utile. Immaginate, prima di passare a quanto riguarda lo spazio, abbiamo lavorato solo sul tempo. Esiste, questo è un oggetto reale, un razzo sperimentale in grado di viaggiare a circa 5.830 metri al secondo. È uno dei veicoli più veloci mai costruiti dall'uomo. Immaginate che, immaginare proprio il paradosso dei gemelli relativo a questo oggetto. Cioè, se l'orologio a bordo di questo razzo sperimentale segna un secondo, lo stesso intervallo di tempo viene dilatato per effetto relativistico da un osservatore a terra, quanto dura lo stesso fenomeno se osservato da terra. Okay? Cioè, qual è
la dilatazione temporale in questo particolare veicolo. Ok? Beh, qui l'esercizio è molto semplice, comporta un'applicazione diretta della legge di dilatazione dei tempi. Conosciamo questo delta T1 nel tempo proprio, perché a bordo del veicolo il tic-tac che dura un secondo avviene nello stesso luogo. La velocità di spostamento del veicolo, immaginando che viaggi di moto in uniforme, è di 5.830 metri al secondo, dobbiamo calcolare il tempo osservato da terra. Quindi delta T osservato da terra è gamma volte delta tau, con gamma fattore di Lorentz, 1 su radice quadrata di 1 meno v quadro su c quadro, v, delta T quindi un secondo, v 580 metri al secondo, e la velocità della luce 3 in 10 alla 8 metri al secondo. Quindi viene una differenza temporale di circa 1,89 in 10 alla meno 10 secondi. Un effetto difficilissimamente misurabile per le velocità più alte raggiunte da un veicolo sulla superficie della Terra. Questo significa che per le velocità, tra virgolette, ordinarie, questo effetto è del tutto trascurabile, per questo non se ne erano accorti prima. Diventa importante, come nel caso dei raggi cosmici, quando la velocità della luce diventa relativistica. Anzi, possiamo anche chiederci il problema inverso, cioè se volessi un veicolo che si muova in modo tale da avere una dilatazione temporale dell'1%, a che velocità dovrebbe andare? Abbiamo visto il problema di prima, se viaggio a 5.830 metri al secondo, ho una dilatazione temporale dell'ordine di 10 alla meno 10. Okay? Quindi qualsiasi intervallo di tempo io prenda in percentuale ha effetto sulla decima cifra decimale. Per avere una dilatazione dell'1%, quanto velocemente dovrei viaggiare? Beh, qui comporta il problema inverso. Abbiamo quindi bisogno di un oggetto per il quale il rapporto tra il tempo proprio e il tempo osservato sia 1,01 volte più piccolo, il tempo proprio rispetto al tempo osservato da un sistema di riferimento che vede lo sistema viaggiare. E ci chiediamo quant'è la velocità, ad esempio, in termini di velocità della luce. Qui prendo quindi la relazione della dilatazione temporale e la inverto, algebricamente abbastanza semplice, per eliminare la radice si eleva al quadrato. Spostiamo il termine v quadro su c quadro a sinistra e il termine con i rapporti dei tempi a destra e prendo la radice. Quindi la velocità in termini di c è la radice quadrata di 1 meno il tempo proprio diviso il tempo osservato nel sistema di riferimento che vede l'astronave in moto. Se questo rapporto è 1 su 0,1, cioè se l'effetto è dell'1%, la velocità deve essere circa del 14% di quella della luce. Questo significa che, immaginate che la luce si sposta di 300.000 km ogni secondo, il 10% sono 30.000 km ogni secondo circa. Nessun veicolo, nessuna tecnologia a breve sarà in grado di produrre qualcosa del genere. Quindi ci vuole proprio una velocità discretamente alta per avere un effetto dell'1%, attenzione. Ok? Adesso ci occupiamo dello spazio o delle distanze, se preferite, forse più appropriato. L'invarianza di C ha effetti sui tempi. Vediamo come il nostro concetto di spazio si modifica in conseguenza del fatto che la velocità della luce, attenzione, nel vuoto è un'invariante. Immaginiamo un sistema molto semplice. Abbiamo il nostro viaggiatore sul centro del vagone, okay, che decide di misurare la lunghezza del vagone. Allora dice, beh, per misurare la lunghezza del vagone, in questo caso anche parlo di lunghezza propria, non faccio altro che prendere nel mio sistema di riferimento, quale che sia, poca importanza, vedete un asse delle x lungo il treno, prendo la posizione dell'estremo destro, chiamiamolo B, e la posizione dell'estremo sinistro A e ne faccio la differenza, ma le prendo nello stesso istante. Ok? In questo caso parlo di lunghezza propria, cioè
misuro la differenza tra le due posizioni nel sistema di riferimento in cui ciò che misuro è fermo. Questo deve essere chiaro, perché sennò non ci capiamo. È chiaro cosa intendo per lunghezza propria. Tempo proprio, intervallo di tempo tra eventi che avvengono nello stesso spazio, nella stessa posizione. Lunghezza propria, distanza tra punti calcolati o preso nello stesso istante. Che cosa direbbe una persona che invece vede il treno in movimento? Questo è quello che misura la persona che sta sul treno, per il quale quindi il treno è fermo. Se tu sta sul treno, si viaggia col treno, qualunque velocità abbia il treno. Se la cosa è vista da fuori, quindi abbiamo il nostro spettatore, quello sul treno, il viaggiatore, questo è il spettatore, vede il treno che gli passa davanti. Lui cosa può fare per misurare la lunghezza del treno? Lui dice, beh, io sto a che velocità viaggia il treno. Allora una cosa che posso fare è prendo l'intervallo di tempo tra quando mi passa davanti l'estremo B e quando mi passa davanti l'estremo A. Se il treno che viaggia di qua, segno, registro l'istante di tempo in cui l'estremo destro del treno mi passa davanti e quando l'estremo sinistro mi passa davanti. L'intervallo temporale tra i due passaggi, okay, è legato alla lunghezza del treno, perché è dato dalla lunghezza del treno diviso la velocità. Tanto più il treno è lungo, tanto più lungo sarà questo intervallo di tempo. Ma per il viaggiatore, per l'osservatore che sta fermo sulla banchina, questo è un tempo proprio, perché è un tempo registrato tra due eventi che succedono nello stesso luogo, quindi un delta di zero. Ok? Viceversa, anche quella che sta la viaggiatrice che sta sul treno può misurare l'intervallo di tempo tra quando lo spettatore che sta sul binario passa davanti all'estremo B e all'estremo A. Però in quel caso non si tratta di tempo proprio, perché l'evento avviene in due luoghi diversi. Perché? Perché la viaggiatrice sul treno vede lo spettatore sulla banchina spostarsi nel verso opposto. Quindi per lei i due tempi sono eventi che occorrono in due luoghi differenti. E cosa misurerà? Beh, misurerà la lunghezza propria del treno, che lei ha misurato prima, diviso la velocità del treno. Okay? Però questo tempo è un tempo dilatato rispetto a quello che misura il tizio che sta fermo sul binario, perché questo non è un tempo proprio. Perché il passaggio dei due estremi davanti al viaggiatore, allo spettatore che sta fermo sulla banchina, avviene in luoghi diversi. Prima passa davanti a questo punto e poi davanti a questo punto. Quindi lei osserva due eventi che occorrono in luoghi diversi relativamente a un oggetto o una persona, appunto, che per lei è in moto, anche se è nel verso opposto, ma qui il verso è poco importante. D'accordo? Se mettiamo insieme queste due relazioni, abbiamo che il tempo misurato dalla persona che sta sul treno, un delta T che sarà gamma volte il tempo osservato nel passaggio del treno dell'estremo B e dell'estremo A rispetto al tizio che sta fermo in stazione, e saranno legati da questa relazione. In particolare, se sostituiamo a delta T L0 su B0, delta T0 L su B, dove L è la lunghezza del treno misurata rispetto alla stazione, abbiamo la relazione tra le due lunghezze. La lunghezza del treno osservata o misurata, se preferite, fosse più appropriato, dalla persona ferma sulla stazione, sul binario, rispetto alla lunghezza che la persona misura sul treno, è una lunghezza contratta, è più piccola. Ed è più piccolo di un fattore 1 su gamma. Vi ricordo che gamma è sempre un numero maggiore di 1. Gamma vale 1 quando l'oggetto è fermo. 1 su gamma è un numero più piccolo di 1, perché V è più piccolo di C. Quindi questo numero più piccolo di 1, le lunghezze vengono contratte. Quindi se io dalla stazione vedo il treno che passa, mi passa davanti, lo misuro più corto. Tanto più corto quanto più il treno è veloce. D'altro canto, questo non è irragionevole, se ci pensate. Perché? Perché se ho
una fisica in cui ho una velocità che è invariante, e la velocità è distanza diviso tempo. Se il tempo si dilata, la lunghezza deve contrarsi perché la velocità sia la stessa. Se no, il risultato non, cioè, no, i conti non tornerebbero, d'accordo? Cosa succede se invece misuro una velocità? Qui abbiamo parlato di lunghezza del treno, quindi di un oggetto che ha una lunghezza nella stessa direzione del moto. Ma io potrei avere una barra verticale rispetto alla direzione del moto, anche quella verrebbe alterata dal movimento. Non so se mi spiego. Immaginate di confrontare due aste. In laboratorio abbiamo un'asta metrica lunga 1 metro. Immaginate di averne due e tenerne una ferma rispetto a voi e una darla a un amico che si sposta davanti a voi di velocità di moto rettilineo uniforme. Anche in questo caso la lunghezza verrebbe alterata dal moto relativo dei due sistemi di riferimento? La risposta è no. Per quale ragione? Immaginate di fare questo semplice esperimento. Ecco, il sistema S, voi fermi nella stanza. Il sistema S' è il vostro amico che sta sullo skateboard, ok? E vi passa davanti in modo tale che M' passi davanti a M. E l'altro estremo, che dovrebbe contrarsi o allungarsi, ha una specie di pennarello, di tracciante colorante, in modo tale che quando passa davanti alla sbarra S ferma, lascia una traccia, ok? Se lasciassi una traccia, se si contraesse, come succede nelle lunghezze lungo la direzione del moto, dovrebbe lasciare una traccia sotto l'estremo superiore, no? Che dovrebbe essere più piccolo. Ma se lo facesse, cosa succederebbe? Immaginate che facciamo l'esperimento e dopo che è passato S' davanti a S, vediamo l'asta di S con un segno più in basso. Che cosa ne dedurremmo? Che l'asta S' è più piccola, si è accorciata. Ma questo non potrebbe essere, perché qui sì, butteremo all'aria tutta la relatività, tutto il principio di relatività. Perché? Per se così fosse, avrei un sistema oggettivo, quantitativo, per verificare che S' in moto ed S' ferma. Perché? Perché la cosa deve essere simmetrica. Perché dice, S dice, ok, tu mi passi davanti e mi lasci una traccia sotto, quindi la tua S' si accorcia. Ma S' può fare lo stesso ragionamento. Dice, nel mio sistema di riferimento sei tu in moto. E quindi se le lunghezze verticali perpendicolarmente al moto si contraessero, okay, dovresti essere tu, cioè io dovrei passare sopra questo estremo, non sotto. Quindi non dovrei lasciarti nessuna traccia, perché si contrarrebbe l'altra. L'unica possibilità affinché valga il principio di relatività è che le due lunghezze siano esattamente identiche. Quindi la contrazione delle lunghezze avviene nella sola direzione del moto relativo. Perpendicolarmente al moto non c'è nessun effetto. Le lunghezze non si contraggono se non parallelamente al moto. Quindi la lunghezza L che osservo perpendicolarmente al moto in un sistema S' in moto rispetto a quello in cui la lunghezza L0, lunghezza a riposo, è esattamente la stessa nella direzione perpendicolare al moto. Nella direzione invece parallela al moto, la lunghezza apparente, o la lunghezza misurata di un oggetto in moto, è quella propria, cioè quella che io misurerei se l'oggetto fosse fermo, contratta di un fattore 1 su gamma, radice di 1 meno b quadra su c quadra. Ok? Quindi la contrazione della lunghezza avviene nella sola direzione del moto, non perpendicolarmente, proprio in conseguenza per poter, in rispetto e in coerenza dei principi di relatività. Tornando all'esperimento dell'orologio, cioè Sì? A soltanto per un momento perché potrebbe essere in mente quale ti come riferisci, problema, scusami? quello dell'orologio nell'altra in orbita che poi è stato verificato, ma la velocità Certo. di
Perché questo strumento non ci permette di capire qual Perché i due strumenti non sono inerziali. è la velocità di movimento? Ah, ok. L'aereo che è fermo poi decolla, si arresta in A e B, gira in tondo, quindi quello non è inerziale. Possiamo ritornare all'esperimento sui raggi cosmici e vederlo dal punto di vista dello spazio. Nel sistema nostro, che noi che siamo sulla Terra, vediamo il raggio, il muone che si ferma a una certa altezza, circa 5 km, e poi, grazie alla dilatazione dei tempi, riesce ad arrivare a Terra. Perché? Nel sistema di riferimento dove noi vediamo i muoni in moto, questi hanno un tempo dilatato, cioè vivono di più. Quindi, vivendo di più, si spostano di più, perché hanno la velocità relativistica, appunto, 995 c, e se moltiplico la loro vita media per un fattore 10, che è il fattore di Lorentz, riescono a percorrere l'intera distanza tra la quota dove si formano e la quota dove vengono rilevati con un solo dimezzamento. Dal sistema di riferimento del muone, invece, dice no, io vivo la mia vita media, 1,5 10 alla meno 6 secondi, però è la Terra che si contrae. Perché nel mio sistema di riferimento è la Terra che mi viene incontro. Quindi, se lui vede la montagna, noi la vediamo così, lui la vede così. C'è contratta di 10 volte. È un fattore 1 su gamma. Per cui io riesco ad arrivare a terra, dimezzandomi una sola volta, proprio perché la distanza è molto più piccola. E quindi nei due sistemi di riferimento gli eventi sono perfettamente compatibili. Non so se è chiaro. Allora, il muone cade verticalmente, ok? Quindi nel suo sistema di riferimento la distanza tra la quota alla quale si forma il muone e la superficie terrestre non è più di 5 km, ma è di 500 metri, perché si è contratta. E quindi dice, io sì ce la faccio ad arrivare a terra, ma non perché la mia vita media si sia allungata, ma perché la vostra montagna si è accorciata, che però è equivalente. Le due cose sono perfettamente compatibili. È chiaro? Bene. Ma c'è un altro esempio che è relativo all'esercizio che verrà tra un attimo. Rivediamo il paradosso dei gemelli alla luce delle distanze. Immaginate, qui non c'è una K che dovrebbe essere invece una M, però pazienza, A e B come due gemelli. A è quello che rimane a terra e B è quello che viaggia sull'astronave. E immaginate che il gemello B riesca a disporre di un veicolo che comporta un fattore gamma di 30, cioè una dilatazione temporale di 30 volte quella che del tempo proprio. Se la sua meta, la sua destinazione è Alfa Centauri, il sistema stellare più vicino al nostro, 4,3 anni luce, quanto misura la distanza tra noi e Alfa Centauri nel sistema di riferimento dell'astronave? E a quale velocità sta viaggiando questa astronave? Che qui basta l'applicazione diretta del fattore di contrazione delle lunghezze. Se la distanza propria, cioè quella in cui un ipotetico righello tra noi e Alfa Centauri è fermo, che è 4,3 anni luce, il fattore gamma è 30, quindi nel sistema di riferimento dell'astronave questa lunghezza si contrae di 30 volte. E diventa di circa un 0,14 anni luce, 30 volte più piccola. Di quale velocità avrei bisogno per riuscire ad avere questo fattore di Lorentz, questo fattore di contrazione? Beh, è sufficiente invertire la relazione di gamma. Leviamo il quadrato, invertiamo il numeratore e il denominatore, spostiamo b quadro su c quadro a sinistra e prendiamo la radice. Quindi V in termini di C, cioè la nostra beta, è la radice di 1 meno 1 su gamma alla seconda, quindi 1 meno un trentesimo al quadrato, circa 0,99944 volte C. Quindi mi manca per arrivare a C meno dello 0,4 per mille. Quindi qualcosa di praticamente relativistico, cioè più relativistico di così si muove.
e quindi estremamente elevate. Non esistono questi veicoli. Ok, abbiamo visto come l'invarianza della luce ha effetto sul concetto di spazio e sul concetto di tempo. Come passiamo da un sistema di riferimento a un altro? Cioè come dobbiamo aggiornare le trasformazioni di Galileo in modo tale che tengano conto di questo effetto? Torniamo al nostro treno. Immaginate i due, sempre la viaggiatrice sul treno e l'osservatore fermo sul binario. Questi sono i loro sistemi di riferimento. Ok, quindi un qualsiasi oggetto, per esempio, che ne so, l'estremo destro del vagone, viene etichettato con coordinate diverse rispetto al sistema S del viaggiatore, dello spettatore fermo sulla banchina, e S' del treno. Allora, per esempio, l'estremo destro, questo qui, questa lampadina, avrà una coordinata X' rispetto alla ragazza che sta sul treno, ma l'osservatore S, cioè quello che sta sul binario, la vede contratta di un fattore, 1 su gamma. E quindi di questo devo tener conto. Qui a sinistra abbiamo le trasformazioni di Galileo, cioè quelle in cui la velocità della luce non è rilevante, cioè è molto più grande di quello che ci serve. Se devo tener conto degli effetti relativistici che abbiamo appena visto, allora la posizione dell'estremo destro, ecco, del treno rispetto all'osservatore a terra può essere indicata da questa relazione. Ci sarà lo spostamento del treno, V per T, T tempo misurato dall'osservatore fermo a terra, più X', che è la coordinata X misurata rispetto alla persona che sta sul treno, però alterata del fattore 1 su gamma. Okay? Da qui l'incognita X' posso ricavarla spostando VT e dividendo per la radice di 1 meno di 4 su C quadro, e ottengo che la posizione X' che la persona sul treno attribuisce a questo luogo, a questo oggetto, sarà quella che avrebbe calcolato Galileo, ma divisa per il fattore gamma. Okay. Se poi utilizzo lo stesso discorso e vado a vedere come si trasformano invece i tempi, non posso più dire, vediamo se l'avevo messo, ecco, questo ovviamente non è più vero, non è più vero che il tempo nel sistema di riferimento è lo stesso, abbiamo visto il perché. Come ne tengo conto? Beh, un modo per tenerne conto è utilizzare l'invarianza della velocità della luce. Okay. Immaginate che se ho due raggi di luce osservati nei due sistemi di riferimento, allora in esse, il sistema di riferimento del tizio fermo sulla stazione, la velocità della luce sarà uguale a lo spostamento diviso il tempo. Ok? Ma la stessa cosa avviene in S', anche lui misura lo stesso numero, però qui avrò il rapporto tra lo spostamento nel suo sistema di riferimento diviso il tempo calcolato nel suo sistema di riferimento. In entrambi i casi, se prendo la coordinata di posizione meno c volte il tempo, ottengo lo stesso numero. Per un raggio minore. Quindi questa grandezza deve essere uguale a questa. Entrambe nulle. Questa transitiva. Se questo è 0, questo è 0, questo e questo hanno lo stesso valore. Questo è calcolato nel sistema S e questo è in S'. D'accordo? Qui al posto di X' posso utilizzare la trasformazione delle coordinate appena vista e risolvere per T. E ottengo la relazione che ho trovato qua sotto. Detto in sintesi, con un pochino di algebra si riesce a dedurre come si trasforma sia la coordinata spaziale che quella temporale. Qual è la enorme novità? Torniamo un secondo indietro. Vedete che qui nelle trasformazioni di Galilei
Nella trasformazione della coordinata di posizione viene coinvolta la posizione e anche il tempo. La trasformazione del tempo invece coinvolge solo il tempo. E la cosa è profondamente diversa. Il tempo T' nel sistema di riferimento della tizia sul treno, okay, per avere la coordinata temporale di un evento rispetto, visto, osservato, misurato nel sistema di riferimento del treno, ho bisogno sia della coordinata temporale rispetto alla stazione che della posizione rispetto alla stazione. Qui spazio e tempo non sono più enti che hanno storie diverse. Spazio e tempo si mescolano in entrambe le relazioni. Sia la posizione che il tempo dipendono dal quando e dal dove. Questa è una cosa profondamente diversa, questo cambia tutto. Non ho più spazio da una parte, tempo dall'altra, ma ho lo spazio-tempo, qui nasce lo spazio-tempo. Spazio e tempo non sono più enti distinti, si mescolano. Ciò che è spazio per uno, S, quello che sta fermo sulla stazione, diventa tempo per l'altro e viceversa. Questo a causa dell'invarianza della velocità della luce. Non c'è più tempo e basta, i due tempi sono distinti. Perché sono distinti? Perché nei due sistemi di riferimento diversi, il moto e il rettilineo uniforme l'uno rispetto all'altro, le due grandezze, i due enti, che nella fisica di Newton e di Galileo sono nettamente distinti, diventano la stessa cosa. Il tempo risente dello spazio e viceversa. Non ho più spazio e tempo, ma ho lo spazio-tempo. Tra tre lezioni circa vedremo questo cosa comporta in termini di geometria. Questo cambia la geometria dell'universo, diventa qualcosa di diverso. Cambia per esempio la nozione di distanza o di separazione. Perché? Perché i due enti si mescolano, non sono più distinguibili. La portata di questo è enorme. Qui riassumo quelle che chiamiamo trasformazioni di Lorentz. Perché si chiamano di Lorentz? Questa è un'altra domanda da orale di esame di Stato. Perché non si chiamano di Einstein? Riflettiamo un secondo. Come le abbiamo ottenute? Beh, abbiamo visto. Ho un principio di relatività che comporta l'invarianza della velocità della luce. Ok. Cioè, se misuro la velocità della luce, trovo lo stesso valore in tutti i sistemi di riferimento inerziale. Ogni tanto ci scivolo sopra, ma quando parlo di invarianza della velocità della luce, intendo invarianza della velocità della luce nel vuoto. Ok? Perché nella materia possono esserci oggetti più veloci della luce, perché come abbiamo visto la luce rallenta a seconda del materiale in cui viaggia. Ok? Da dove nasce questo numero? Dall'equazione di Maxwell. Abbiamo visto all'inizio che le equazioni di Maxwell che comportano che le onde elettromagnetiche viaggiano con una certa velocità mettono in crisi la relatività di Galileo, d'accordo? Uno dei, forse il primo, che si è chiesto, ma se le equazioni di Maxwell non sono invarianti rispetto alla trasformazione di Galileo, quali sarebbero le trasformazioni, cioè come dovrei passare da un sistema di riferimento a un altro in modo tale che le equazioni di Maxwell rimangano della stessa forma? Questo è un compito matematicamente molto impegnativo, però è riuscito a spuntarlo, le ha trovate, sono quelli, per questo si chiamano di Lorentz. Hendrik Anton Lorentz, un contemporaneo di Einstein, qualche anno prima è riuscito a trovarle.
Non solo, un altro, un francese, Henri Poincaré, ha raggiunto lo stesso risultato. Ma nessuno si è chiesto cosa significa questo. Nessuno ha afferrato l'importanza fondamentale di queste trasformazioni, che significato fisico avevano. Hanno risolto il problema matematico, ma non ci hanno riflettuto su, almeno non abbastanza. Per cui tecnicamente, storicamente, sono state proposte da Lorentz, ma in realtà Lorentz non le ha usate. Non ci ha riflettuto su. La loro importanza emerge solamente all'interno del lavoro del 1905 della relatività ristretta. Ok? E come vedete, le coordinate perpendicolari a qui valgono nel caso che V sia la velocità lungo l'asse dell'X. Qui i due sistemi di riferimento sono in moto rettilineo uniforme l'uno rispetto all'angolo lungo la direzione dell'X. In quel caso le coordinate perpendicolari al moto rimangono invariate. Perché? Perché in qualche modo le distanze rimangono le stesse. Ok? Su questo rifletteremo, perché questo cambia, ripeto, qui c'è la struttura dello spazio-tempo. Ecco perché il corso si chiama Dall'Ambra alla struttura dello spazio-tempo. Non so se quanto tempo ci rimane. Ce la facciamo. Una delle prime, qui sono le trasformazioni inverse, scusate, qui sono le coordinate spazio-temporali viste dal sistema in moto S' rispetto a quello, tra virgolette, fermo S. Quindi S' si sposta verso destra con certa velocità V, S' vede anche S e quindi si possono fare trasformazioni inverse. È sufficiente invertire T' X' e cambiare il verso della velocità. Cioè, se io vedo te che vai verso destra, tu vedi me che vado verso sinistra. Quindi inverto la velocità e scambio i ruoli delle due coordinate. Nessun problema. Ok? Cosa fondamentale? Le trasformazioni di Lorentz includono come caso speciale quelle di Galilei, e guai se non fosse così. Quindi possiamo pensare a tutta la fisica classica come un caso limite della fisica relativistica quando le velocità in gioco sono estremamente piccole, oppure, matematicamente parlando, quando posso considerare C infinitamente grande. Quindi se V è un infinitesimo rispetto a C, C significa che è un finito rispetto a V. Se faccio tendere C a infinito, allora il denominatore tende a 1, okay? Perché la frazionetta questa tende a 0 e radice di 1 fa 1, per cui trovo le trasformazioni di Galileo per la posizione. Anche qui, se C diverge, questo termine diverge, questo diventa un infinitesimo perché il denominatore va a infinito e questo anche, per cui questa parte va a zero, rimane solo t. Ritroviamo quelli di Galilei. Quindi tutta la fisica relativistica include come caso speciale la fisica classica di Galileo e di Newton. E posso immaginare che tutto il libro, tutto quanto contenuto appunto fino all'epoca di Galilei, di Einstein, è una fisica che va bene quando le velocità in gioco sono molto piccole, come abbiamo visto prima quando abbiamo calcolato il fattore di Lorentz per il veicolo che andava a 5.800 metri al secondo. D'accordo? E questo è importante. Quindi attenzione, perché di solito può sfuggire questa domanda. Ma allora qual è? Allora la fisica di Newton è sbagliata? Qual è la fisica vera? La fisica vera non esiste. Sono modelli diversi. Finché lavoro con velocità basse, cioè non relativistiche, molto più piccole di quelle della luce, Newton funziona benissimo. Non ho bisogno di altro. Perché buttarlo via?
tutta la tecnologia che produce, per esempio, gli edifici, le automobili, è quella di Newton. Un architetto che produce, che progetta un palazzo, guai se facesse a meno dell'equazione di F uguale a M per A. Non si pensa neanche. Se invece devo progettare il GPS, allora l'attività sì che entra in gioco, perché lì ho effetti relativistici che si integrano nel tempo e non posso ignorarli. Quindi sono modelli diversi che valgono in contesti diversi. L'importante è che uno inglobi l'altro. Quando raggiungo, tra virgolette, i margini di uno, devo utilizzare il modello più appropriato, più approfondito. Okay? Ma è sbagliato dire che una fisica, una teoria è giusta e una è sbagliata. Sono giuste e sbagliate tutte e due. Dipende dal contesto, dipende dal modello applicabile, utilizzabile o anzi opportuno in quel contesto in cui mi trovo. La cosa culturalmente importante è questa, e B, realizzare il fatto che se voglio estendere una teoria non posso buttare via quella vecchia, ma devo tenerla dentro come caso speciale. D'accordo? Sta per finire il tempo, quindi per oggi, se non ci sono domande mi fermerei qui.